Terzo gol subito in tre partite. Oggi, tra l'altro, insomma, si dice che anche tu, purtroppo, hai avuto la tua parte di responsabilità in quello che è successo. Ci puoi un attimo chiarire com'è stata l'azione? Vabbè, semplice, se gli arbitri cominciano a fischiare anche il pallino del portiere in area piccola, non so cosa fare. Evidentemente bisogna spaccare qualche labbro, qualche testa per fischiare il fallo, tutto lì. Io sono andato per prenderla, da quello che mi hanno detto, perché adesso dovrei rivederla anch'io. Tamburini ha spinto Cesar, chiaramente io sono andato a prendere la palla, non potevo più prenderla e sono caduto. Tra l'altro mi ha fatto una bella botta, dopo non è che la palla era stata lì. Però io so delle regole, in area piccola tutto era un portiere, poi evidentemente qualcuno preferisce prendere un po' diverso. A quel punto si era a metà partita, nel secondo tempo c'era effettivamente il tempo ampio anche per recuperare. L'attacco oggi era forte degli attaccanti titolari che erano Davide e Totò, però purtroppo le occasioni, insomma, le abbiamo viste, sono state pochissime, forse una o due soltanto. Crotone c'era la scusante appunto dell'attacco fuori combattimento, oggi obiettivamente forse si poteva fare qualcosina di più lì davanti. Non so se sei d'accordo. Ma non è discorso lì davanti, dobbiamo lavorare molto ancora come squadra e abbiamo avuto comunque, non abbiamo interpretato male la partita, nel senso che ci siamo stati e loro ci hanno messo bene in fuorigioco per 3-4 volte, se non mi ricordo male, delle occasioni abbiamo avute pure noi, loro hanno fatto questa mezza occasione e hanno fatto gol, però bisogna lavorare con ottimismo e andare avanti senza pensarci troppo, perché siamo solo alla terza giornata e c'è tanta voglia di fare bene e di continuare su questa strada.